amici, buongiorno. Questa mattina le telecamere di Napoli News Magazine e Sinap News sono davanti alla questura centrale, l'ingresso principale, dove abbiamo incontrato una delegazione del comitato Quartiere Vasto. E stamattina siete qui venute, c'è una motivazione secondo me abbastanza pesante, ci vuole raccontare che succede? Succede che praticamente dopo tante denunce e segnalazioni abbiamo lanciato appelli al questore, al prefetto, ma la situazione nel nostro quartiere non cambia. Abbiamo denunce dal 2018, oggi siamo al 2020, quindi vuol dire che gli interventi sono stati interventi spot, ma non è stato mai risolto realmente un problema. Quindi noi oggi chiediamo un incontro col questore, con le forze dell'ordine, perché sinceramente siamo stanche, non ne possiamo più, basta. Quindi stamattina siete riusciti finalmente a parlare con uno dei dirigenti della questura, 2 anni di lotte, 2 anni di battaglie, nulla di fatto, cosa vi hanno risposto? E ci saranno altri incontri, insomma, ci contatteranno, ci saranno altri incontri. Noi nel frattempo non arretriamo di un millimetro, perché non ci giriamo dall'altro lato come hanno fatto in tanti politici e politicanti che sono venuti a fare le passerelle, iniziando da Palazzo San Giacomo, dalla regione con il lanciafiamme, e il problema lo teniamo sempre noi sotto casa. Quindi noi non arretriamo di un centimetro e siamo qui a combattere, dobbiamo andare via, dobbiamo lasciare il nostro quartiere e lo faremo a testa alta, ma non ci giriamo dall'altro lato. Una situazione, come potete sentire, deprecabile, la battaglia sicuramente non mollerete, non avete assolutamente intenzione di fermarvi, la battaglia va avanti e continuerà, e noi speriamo che tutto possa volgere al meglio. Per Sinapsi News e Napoli News, Sergio Anglisano.